Eccoci, Affari Italiani è all'interno della mostra sull'alimentazione, sulla salute, sul cibo che Nestlé ha organizzato all'interno del padiglione della Svizzera, qui a Expo 2015. Professore, quali sono i messaggi principali che questa dinamica e interattiva mostra vuole dare al pubblico e con quali strumenti lo vuole dare? Sicuramente, come potete vedere in questa mostra, ci sono strumenti nuovi di ricerca, quali per esempio l'epigenetica, la metabolomica, il valore dei nutrienti, della dieta, in prevenire condizioni croniche, soprattutto per lo stato cognitivo e l'invecchiamento degli anziani. Ecco, poi vediamo che c'è anche nella sala precedente la parte dedicata ai primi mesi e primi anni di vita del bambino. Ecco, qui invece quali sono le attenzioni che vengono consegnate al pubblico che visita? Qua il pubblico può generalmente giocare con i tools che sono per loro dedicati e cercare di capire come i primi anni di vita e il valore della nutrizione nei primi anni di vita può risvolgere un ambiente sano sia nei bambini che nelle mamme. Quindi il meccanismo di, come si vede che stanno facendo i visitatori, di provare con degli espedienti che sono sì divertenti ma sono poi scientificamente utili e testati. Quindi è la formazione, è la didattica che può aiutare ad affrontare meglio il rapporto tra crescita, vita e alimentazione? Ma certo, quello che noi vorremmo rendere al pubblico un ambiente didattico dove possono svilupparsi a imparare, a educarsi e a imparare come la ricerca di base, quella che facciamo noi come scienziati dentro la Nestlé, può educare il pubblico sotto principi molto importanti, quali sono la nutrizione e i processi metabolici che si vanno sia nell'anziano che nei bambini. Ecco, nella nutrizione c'è anche il principio della quantità, no? Cioè di essere equilibrati nella nutrizione, forse non tanto evitare alimenti ma consumarli in maniera equilibrata. E questo è un messaggio che vogliamo dare al pubblico? Sì, sicuramente quello che noi stiamo cercando di capire è come specifici nutrienti possono o no prevenire malattie croniche, sicuramente la quantità ma anche la qualità e il tipo dei micro e macronutrienti sono molto importanti. I micro e macronutrienti cosa sono? Sono aminoacidi, vitamine, lipidi, tutti i composti che sono molto attivi nel metabolismo umano. Quindi conoscere meglio per nutrirsi meglio. Questo. Esatto. Poi ho ancora una domanda, lei ha recentemente eseguito una ricerca sui centenari italiani. Ecco, che cosa ha scoperto? Come si arriva a 100 anni? Ma si arriva a 100 anni sicuramente per molti motivi, sia la programmazione che uno ha sotto fattore genetico da piccolo, e questo viene dato, sia il tuo ambiente ti può rendere capace di arrivare a 100 anni. Quello che noi abbiamo cercato di capire è se ci sono dei biomarcatori del centenario. Il centenario per noi è un modello di invecchiamento sano. Queste sono tutte persone che sono molto attive sullo stato cognitivo, sono perfette, di capire se riusciamo a mappare dei metaboliti o delle zone biochimiche per poi portare altre persone che sono meno fortunate a rendersi sotto questo profilo metabolico. Quindi in qualche modo capire qual è il segreto e consegnarlo agli altri, questo sì, il principio. Imparare da loro per poi rendere... E una cosa che avete scoperto, me la può dire? Cioè un atteggiamento, una caratteristica, un comportamento che aiuta? Ma sicuramente sono molto attivi sin dall'età di molto giovane, se non... da quando iniziano a portarsi sui 30 anni, sono rimasti sempre molto attivi, rimangono molto attivi nell'invecchiamento, quindi questo li rende bene o male sempre capaci di neutralizzare varie malattie croniche, quindi attività, movimento, attività fisica, e cerchiamo di capire se l'alimentazione ha anche il suo ruolo. Bene, grazie professore, invitiamo ovviamente tutti a visitare la mostra di Nestlé sull'alimentazione al padiglione svizzero Expo 2015. Grazie. Grazie a lei.